sciagura che si è abbattuta su di me mi ha devastato l'anima. Sono finita. Non provo più gioia a vivere. Desidero morire, amiche mie. Il mio sposo, nel quale riponevo tutto, lo so bene, mi si è rivelato il peggiore degli uomini. Fra tutte le creature, fornite d'animo e intelligenza, noi donne siamo le più infelici. Innanzitutto, dobbiamo comprarci con una cara dote uno sposo. Anzi, un padrone del nostro corpo, che è un male peggiore del primo. Ma in ciò c'è un grosso rischio. Riceveremo un bravo o un cattivo marito? D'altro canto, la separazione è infamabile per le donne e non è possibile ripudiare un marito. E poi, una donna che entra in un ambiente dove norme e usi sono diversi deve essere un'indovina, perché non l'ha imparato a casa sua per sapere come dovrà passare le sue notti. E allora, se riusciamo bene in questo e se lo sposo sopporta la convivenza, allora sì che l'esistenza è invidiabile. In caso contrario, è meglio morire. Un uomo, quando ha fastidio di starsene in famiglia, esce, libera il proprio cuore dalla noia, si ritrova con amici e coetanei. Noi, invece, dobbiamo avere sotto gli occhi sempre solo una persona. Ma dicono che noi non corriamo alcun pericolo in casa, mentre loro vanno in guerra. Che ragionamento sciocco! Preferirei 3 volte stare schierata dietro uno scudo che partorire una sola volta. Ma questo discorso non è uguale per me e per te. Tu hai questa tua città, la tua casa paterna, vita agiata in mezzo agli amici. Io invece sono sola, priva di patria, oltraggiata dal mio uomo, strappata come una bestia in una terra di barbari. Ma non mi possono salvare madre o fratello o parenti. Una cosa sola vorrò da te. Se trovo un mezzo, un modo per ripagare il male che mi hanno fatto mio marito, sua moglie, sua suocera, tutt'aci. Una donna che è piena di paure, trema di fronte all'azione violenta, alla vista di un'arma. Ma quando viene calpestata nei suoi affetti, non esiste cuore più sanguinario del suo.